La nostra rete antitratta è USMI, Italia e Roma, insieme con altre realtà ecclesiali che lavorano sul territorio nella lotta contro la tratta, e porta un messaggio espresso con un mosaico composto da 7 parole che vogliono esprimere il nostro messaggio per voi in questa giornata. Prima parola, fede. Che si esprime attraverso un salmo di intercessione per chiedere il dono della speranza quando viviamo situazioni difficili e traumatizzanti. E il video è presentato dall'Associazione Micaela delle Suore Adoratrici. Pietà di me, Signore, più non resisto, ridammi la vita, Signore. Le mie ossa sono tutte uno sfascio. L'intero mio corpo, Signore, trema e stride di paura. Ma tu, fino a quando? Alla tua pietà ritorna. La tua grazia mi salvi. Mi renda libera, Signore. Nessuno mai dagli inferi ti canta, mai che uno ti canti dal regno dei morti. Un estenuante, ininterrotto gemere sono le mie notti. Inzuppato di lacrime è il mio giaciglio. Sì, ormai spenti mi sono gli occhi dal mio lungo piangere. Occhi di vecchia fra tanti avversari. Dio, porgi l'orecchio alla mia preghiera. Non fingere di ignorare la mia supplica. Ascolta, rispondimi. Così mi torco nel mio lamento e vado errando portata dal pianto, braccata da grida selvagge, dal clamore del nemico dell'empio. Insulti mi riversano contro, mi stordiscono a colpi furibondi. Dalle viscere il cuore mi urla e mi piombano addosso terrori mortali. Timore e spavento mi invadono, mi sommerge un mare di sgomento. Mi dico, avessi le ali della colomba, potessi volare verso una terra ove so stare tranquilla. Ecco, vagabonda fuggirei lontano a cercarmi nel deserto la casa. Potessi trovare un rifugio sicuro al riparo del folle vento, dalla furia dell'uragano. Ho visto nella città solo risse e violenze, fare giorno e notte la ronda sulle mura. Ho visto nel centro crimine e sciagura. Nel centro malizie, oppressione e frode. Io grido a Dio, sera e mattino e in pieno giorno, scandisco a sospiri e gemiti, ed Egli certo udirà la mia voce. Ascolti Dio e mi esaudisca. Egli che domina sopra ogni tempo.
Io ho fiducia di te, o Dio. La seconda parola, scelta, è un cortometraggio che viene presentato dalle suore francescane dei poveri insieme con la diocesi di Padova e il gruppo giovanile, e che vuole mettere in evidenza come le nostre piccole scelte quotidiane ci possano aiutare a migliorare e a cambiare anche il nostro stile di vita per un'economia senza tratta. Pensavo che il mondo della tratta non avesse nulla a che fare con la mia vita. Non potevo immaginare che... In Congo e altri paesi del mondo, per pochi dollari al mese, i bambini sono costretti a lavorare nelle miniere, a mani nude e in condizioni di estremo pericolo, per l'estrazione di coltan utilizzato per le batterie di smartphone e auto. In India, 22.000 minori sono impiegati nell'estrazione di mica, a cui è dovuta la brillantezza e l'effetto perla di alcuni prodotti cosmetici, come rossetti, ombretti, smalti per unghie. Nel Triveneto, circa 1.400 persone sono costrette all'accattonaggio forzato. Con minacce e violenze, le reti criminali costringono le persone sfruttate a chiedere l'elemosina e trattengono per sé tutti i proventi raccolti. In Italia, 430.000 lavoratori irregolari sono sfruttati nell'agricoltura. Più di 100.000 di loro sono soggetti al caporalato.
2.500 dollari sono i profitti annuali di vittima di tratta per il settore agrario. Il 50% dei lavoratori sfruttati svolge un lavoro forzato a risarcimento di un debito. In Italia, 53.000 lavoratori irregolari sono sfruttati nel manifatturiero, di cui il settore tessile fa parte. Durante la pandemia da Covid-19, i marchi della moda globali si sono rifiutati di pagare oltre 16 miliardi di dollari di prodotti ai propri lavoratori e lavoratrici. In Italia, oltre 30.000 lavoratori irregolari sono sfruttati nell'edilizia. Anche nel settore edile ci sono casi accertati di caporalato. In Italia, il giro di affari legato alla prostituzione è di circa 4 miliardi di euro. 3 milioni di clienti, 90.000 operatrici del sesso e il 10% è minorenne. Chiavi del coltan. A mani nude. Un euro non basta. Pomodori rosso sangue. Fashion victims. Il lavoro rende schiavi. Oggetti. Fashion victims. Pomodori rosso sangue. A mani nude. Fashion victims. A mani nude. Pomodori rosso sangue. Un euro. Fashion victims. A mani lavoro rende schiavi. Pomodori rosso sangue. Un'economia senza tratta è un'economia che valorizza è a cura dell'essere umano e della natura. Un'economia che include e non sfrutta i più vulnerabili. Anche con le tue piccole scelte quotidiane puoi dare un grande contributo per contrastare ogni forma di sfruttamento. Allora, scegli.
La terza parola è liberazione, espresso ancora con un salmo, per esprimere il desiderio di libertà e la sete di dignità delle persone che escono dalla tratta. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Ho sperato nel Signore, ho sperato. Su di me si è chinato alla fine. Ha dato ascolto al mio grido. Dal pozzo di cupi suoni mi ha fatto salire, da una fogna fangosa mi trasse e, issato in piedi sulla roccia, i miei passi ha reso sicuri. Un cantico nuovo, un inno al Dio nostro, dalla bocca mi è sgorgato per Lui. Nel Signore confidino tutti. Sì, è beato chi nel Signore la speranza ripone. Quali prodigi hai fatto, Signore? Quali progetti a nostra salvezza? Lodate il Signore, Egli è buono. Sì, eterna è la sua fedeltà. Nelle angustie il Signore ho chiamato, ha risposto e mi ha liberata. Il Signore è per me e non temo. Che può farmi l'uomo di male? Il Signore è per me e combatte. Sui nemici mi infonde fiducia. Meglio affidarsi al Signore che nell'uomo riporre speranza. Mi assediavano da tutte le parti, mi volevano trarre in rovina, ma il Signore è stato il mio aiuto. Il Signore è mia forza, il mio canto. Egli la mia sola salvezza. Non la morte, la vita mi attende per cantare le gesta di Dio. Il Signore mi ha messo alla prova, ma non mi ha dato in preda alla morte. Lode a te perché mi hai esaudito. Tu sei stato la mia salvezza e la pietra che è stata scartata ora è fatta testata angolare. Questo ha fatto la mano di Dio, ai nostri occhi è grande prodigio. Io non nasconderò mai la tua grazia e la tua fedeltà. E tu, Dio, le tue tenerezze non mi negare. La tua grazia e la tua fedeltà siano le mie sentinelle. Esultino in te di gioia e tripudio quanti ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza gridino senza fine. Dio è grande. Tu sei il mio Dio. Voglio lodarti. Tu sei il mio Dio. Voglio esaltarti. Quarta parola, condivisione, che vuole esprimere il nostro desiderio di condividere, di lasciarci toccare dalle ferite delle ragazze e delle donne vittime di tratta. La prima parte è un breve spettacolo teatrale con delle testimonianze di clienti.
e la seconda parte un laboratorio di sartoria per ragazze, e tutto questo è presentato dalla comunità di Papa Giovanni XXIII. Fai quello che ti dico e poi ti pago prima di tirarmi sui pantaloni. Oh, pure le puttane si mettono a sindacare. Un euro in più, mai un euro in meno. No baci? Ma chi ti bacia? Basta che stai muta, perché di gente che parla ce n'è fin troppa. Sono un solitario. Vado con le prostitute perché sono donne che sanno darsi. Senza scrupoli, remore, senza inganni. Evitando tutti i passaggi della seduzione. Una volta afferrato il denaro, liberano tutto il resto. Godono o no, si danno. Punto. Più che godere sessualmente, ho la sensazione di dominare. Quella donna in quei 20 minuti dipende da me. Quanto vale un amore? Nulla. Tutto. O 200 euro in mezz'ora. Sono violento. Due matrimoni alle spalle finiti in tribunale tra assegni. Quando conosco Isoke vado spesso a trovarsi. Ho iniziato a chiedere di raccontarmi del viaggio che ha fatto per venire in Italia. Di quanto ancora deve pagare per riscattarsi dal racket che la tiene lì. Sono sposato da 30 anni. Mi piace. All'inizio le cose andavano bene. Vorrei portarla via e averla solo per poi me. Poi è subentrata la noia di stare insieme. Ma non è possibile. Viviamo la solitudine seduti uno accanto all'altra. Quando vado dalla mia Venere nera, così diversa, così disposta a fare, ho l'illusione che la vitalità di quel giovane corpo sia in grado di riaccendere il mio entusiasmo, la mia voglia di vivere. Ma i nostri sono gli incontri di due povertà. Lei ha bisogno di denaro per pagare chi la sfrutta. Io di un corpo. La parte peggiore di questo video è che non è solo finzione, non è solo teatro, ma è quello che le ragazze che incontriamo con la nostra unità di strada notturna, o le ragazze che con coraggio scelgono di lasciare la strada e venire nelle nostre case famiglie, ci raccontano. È quello che le ragazze sentono ogni giorno quando stanno sulla strada. Dai clienti sono visti come merce, e come ogni merce c'è un prezzo da pagare. Il nostro fondatore d'onore Stebenzi diceva: se lo Stato sapesse che c'è anche solo una donna sfruttata, non può legalizzare un sistema dove c'è una donna sfruttata. Ed è proprio per questo che noi come comunità, da una parte, cerchiamo di accogliere ed integrare queste giovani ragazze, perché ogni donna ha il diritto di sognare in grande. Dall'altra parte continuiamo con la rimozione delle cause, perché ci sia una legge, così come in Svezia, anche in Italia, che chiarisca che ogni prestazione sessuale a pagamento ledra la dignità dell'uomo e della donna. Legato a questo stiamo portando avanti una campagna antitratta intitolata "Questo è il mio corpo", perché sia possibile promuovere attraverso la raccolta delle firme, perché il governo italiano abbia un'aggiunta alla legge Merlin prevedendo la sanzione dei clienti che acquistano corpi delle donne sfruttate oppure in condizioni di vita che li costringono ad andare sulla strada o che ci sia comunque un degrado. Dall'altra parte anche la possibilità per il cliente di avviare un percorso di sensibilizzazione e riabilitazione. E il vivere quotidiano con queste ragazze che ci insegna cosa significa la dignità della donna e la bellezza della maternità quando non è più violata. Come Papa Giovanni XXIII, nel 2019 abbiamo aperto un laboratorio di pelletteria nella provincia di Firenze. Questo è stato possibile grazie all'aiuto della cooperativa sociale Il Pungiglione. Il nostro nome è Another Skin. Another Skin, un'altra pelle,
sta a indicare tante cose. Prima fra tutte la pelle che queste ragazze sono state costrette a dover vestire, ma indica anche la nuova pelle che vogliamo dare a queste ragazze. Another skin, un'altra pelle, anche come la nuova vita che diamo agli scarti di pellame che ci vengono donati da noti marchi del settore. Il nostro laboratorio ha lo scopo di formare delle professioniste del settore, partendo dall'artigianato, quindi facendo una formazione completa alle ragazze, che comprende imparare un mestiere a 360 gradi, dalla lettura di un modello alla realizzazione della borsa. Grazie a questo laboratorio non creiamo soltanto delle lavoratrici, ma facciamo anche inclusione. In questo laboratorio passano tanti ragazzi che arrivano dall'Accademia delle Belle Arti o da altre scuole e in questo modo si dà la possibilità di conoscersi, si dà la possibilità a tutti di poter lavorare con noi e di poter vivere un'esperienza di vita inclusiva. Siamo molto felici del nostro progetto, dei risultati che sta ottenendo, ma la cosa più bella è vedere le facce di queste ragazze che cambiano, che prendono coscienza di quello che sono e di quello che possono fare. Mi chiamo Sara, vivo in una casa di famiglia, papà Giovanni XXIII. Mi sono trovato bene lì e lavoro. Il mio lavoro si chiama Anadaski Pelletteria e vado a scuola e ho conosciuto di pelle, di lavoro vicino a pensione. Ho trovato una famiglia che mi voglio bene, ora non sento sola più. È vero quello che diceva Don Reste? Nel bene comune sta il bene di ognuno. Ed ora sto finalmente bene. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Cause he never ever led me astray. Cause he never ever led me astray. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. Quinta parola, fraternità. Questo breve video è presentato dalle suore di Nostra Signora degli Apostoli insieme con il Vescovo Ausiliare di Genova, Niccolò Anselmi, e si esprime attraverso il Padre Nostro, espresso in diverse lingue delle etnie delle ragazze loro ospiti, e che vuole essere un desiderio per noi perché possiamo essere tutti tessitori di fraternità. Il nostro tema è la fraternità. Il Santo Padre Papa Francesco qualche mese fa ci ha regalato una lettera enciclica, questa ve la faccio vedere, che ha come titolo Fratelli tutti, in cui il Papa ci parla del fatto che tutti noi, al di là di ogni provenienza, di ogni religione, di ogni lingua, di ogni cultura, dobbiamo considerarci e siamo veramente fratelli perché nasciamo tutti da un unico creatore. Il Papa parla e commenta in questa enciclica la parabola del buon samaritano, di quest'uomo straniero che si ferma di fronte a questa persona sofferente, in difficoltà, e la aiuta.
e quindi ci invita a non essere indifferenti verso le persone che si trovano in difficoltà. Poi il Papa richiama anche la politica, che deve assolutamente impegnarsi per il bene di tutti, anche dei meno fortunati, perché tutti siamo fratelli e sorelle. E ancora raccomanda la gentilezza, raccomanda la cortesia, raccomanda l'importanza di essere operatori di pace, ma soprattutto dice che la fraternità la si costruisce non con i grandi sistemi, i grandi progetti, ma con tanti piccoli gesti quotidiani di fraternità. Ci invita a essere degli artigiani della fraternità. E poi vogliamo usare noi qui questo tessuto come simbolo della bellezza che si può vedere nella fraternità. Questo tessuto di cotone molto resistente è usato principalmente in Africa per abiti da lavoro. Questo tessuto molto resistente è realizzato con fili, vedete, con fili di cotone intrecciati, che mostra quanto possiamo essere forti se accettiamo di vivere come veri figli e figlie di Dio. La bellezza dei colori, dei vari colori di questo tessuto esprime l'armonia nella nostra diversità di culture, di razze, di popoli, di nazioni, se ci impegniamo a vivere questa fraternità. Si può anche vedere quella bellezza dei colori qua, per questo tessuto, sempre dell'Africa. Allora, come fratelli e sorelle, perché figli di un solo padre, ci possiamo rivolgere a Dio con gioia, con le parole che ci ha insegnato proprio Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, era Moisa. Che ton rein vien. Febole in teu. Assi na terra como no céu. Danos hoje nosso pão de cada dia. And forgive us our trespasses. Inai manaiga, copus noga kuma, wachalikuta, ata pampa chakuna ina. Malonu minice morido a ovito meo. Ed liberanos a malo. Amen. Sesta parola, rinascita. Abbiamo adesso le parole di Monsignor Giampiero Palmieri, vicegerente della Diocesi di Roma, che ci presenta attraverso la figura di Santa Bachita, questa giovane donna sudanese che è stata schiava, ecco, il desiderio e il cammino della rinascita. Febbraio 2021, Santa Giuseppina Bachita. È una santa che conosciamo e che diventa ogni volta sempre più popolare. Santa Giuseppina Bachita era una bambina sudanese che viveva dalle parti del Darfur e un giorno un gruppo di mercanti di schiavi la rapisce e la porta nella capitale, a Khartoum. Santa Giuseppina Bachita così diventa schiava ed è così talmente traumatizzata questa povera bambina che perde totalmente la memoria. Non sa il nome dei genitori né dei fratelli, non sa neppure il nome del villaggio dove è cresciuta. Ha soltanto un ricordo di un periodo felice. Nel periodo della schiavitù invece, venduta da un mercante all'altro, Bachita sperimenta l'amarezza della sofferenza, della privazione della libertà e anche delle torture che gli vengono inflitte nel corpo. Lei lamenta sempre di come quel periodo lì sia stato un periodo di grandi sofferenze, ma nello stesso tempo, proprio in quel momento, Santa Bachita dice, ha incontrato misteriosamente Dio.
Le ricorda di come, guardando le stelle, avesse pensato dentro di sé: come deve essere grande Dio, quanto è grande questo padrone che ha creato le stelle. Finché un giorno il console italiano non la compra per liberarla, la tiene con sé, così come aveva fatto con altri bambini sudanesi, e dopodiché, una volta trasferito in Italia con la sua famiglia, porta con sé Bakita. E qui Bakita sperimenta sempre di più quanto è grande la libertà del figlio di Dio. Proprio attraverso la conoscenza della fede dei cristiani, l'essere introdotta all'ascolto della parola di Dio, Santa Bakita non conosce solo il volto di Dio, ma conosce il suo stesso volto, il volto di ogni essere umano. Ogni essere umano è un figlio di Dio, libero, che Dio ama infinitamente. A questo Dio Santa Bakita dedica tutto se stessa, diventa suora nella congregazione della figlia, delle figlie della carità, una suora sorridente, amabile, gentile, fino alla sua morte, avvenuta nel 1947. Santa Bakita allora ci dice che nella vita è possibile rinascere, perché Dio ci rigenera, non fa altro che rigenerarci come figli liberi e amati. E quando finalmente di rinascita in rinascita questa consapevolezza ci entra nel cuore, nessuno ce la può più togliere. Ovviamente la dignità di figlio libero di Dio e di ogni essere umano. E allora questa giornata è dedicata anche a quelle donne, in modo particolare donne, ma anche uomini e minori, che vengono privati della libertà nella tratta di esseri umani, per lo sfruttamento sessuale o lo sfruttamento lavorativo. Sono gli schiavi e le schiave di oggi. Noi chiediamo l'intercessione di Santa Bakita e chiediamo la rinascita per ciascuno di questi nostri fratelli, che niente e nessuno possa togliere dal loro cuore, che sono figli liberi di Dio. Siamo arrivati al termine del nostro cammino con la settima parola, che è gioia. Con un canto del genere rosso del movimento dei focolari. E quando tutto sembra perso, quando tutte le strade sembrano chiuse, il Signore apre cammini nuovi, apre cammini di speranza, apre cammini di dignità e soprattutto cammini di libertà. Gioia vuole dire libertà, vuole dire dignità, vuole dire essere se stessi. Ho camminato fino qui e ora so anche perché. Dietro la notte ci sei tu, che ti ricordi di me, proprio lì dove nessuno guarda. C'eri tu, chissà da quanto tempo. Dove rinasce il giorno, c'eri tu ad aspettarmi. È pura meraviglia chi rinasce agora, è forza chi reluz entre as estrelas, o encanto do segredo de uma vida nova. E se a esperança desvanece, that you were painting the rising dawn.